Mi è arrivata poco fa una notizia che non riguarda il calcio, però è una notizia che credo accomuni un po' tutti per il dispiacere, perché poco fa è scomparso Mike Bongiorno. La notizia mi ha colpito, per carità, è una persona anziana, ci sta a una certa età, però È un mito, Mike è un Bongiorno mito. sembrava immortale, francamente, e fino a ieri ho visto gli Si spot risponde, del rilancio del rischiatutto su Sky, la cosa insomma, mi ha colpito parecchio. 080 501 9998 per le vostre telefonate. Beh, l'abbiamo detto all'inizio della trasmissione, sì, la questione societaria è quella che appassiona di più la gente, però non dimentichiamo l'aspetto tecnico. In questo momento si parla di una sorta di emergenza in attacco, perché Sforzini per una quarantina di giorni out, non Barreto sta punto benissimo. interrogativo, Anche Greco Greco, non è al quindi top. restiamo con. Tu ricorreresti al mercato degli svincolati in questo momento oppure Ma io francamente lo avrei fatto a prescindere da questa situazione, perché penso che il Bari, magari sul piano della quantità, c'è, perché il Bari è in rosa 5 attaccanti. Se parliamo invece di giocatori un po' più che danno certezza, devo dire che questo gruppo di attaccanti non mi soddisfa appieno, però io non sono un tecnico, sicuramente Perinetti e Ventura avranno fatto le loro valutazioni, io qualcosina l'avrei fatta, ma ripeto, a prescindere dalla contingenza, anche perché poi Sforzini torna abbastanza presto, Barreto si spera ancora prima, e quindi insomma non vedo emergenze ora, l'avrei fatto, avrei preso un attaccante un po' più fatto, così, tra virgolette, per la un uomo serie. d'aria, sì, per la Serie A. C'è un amico in linea, pronto? Pronto? Sì. Buongiorno, Ciao, ciao Enzo. buongiorno, buongiorno. Volevo sapere, ma ho letto sul sito del Bari, sarà una cacchiata di Cassano, che cioè, ci sono dei certezze No, di. beh, la cosa è questa. Innanzitutto non l'avrei letto dal sito del Bari, perché meglio precisare, l'avrei letto dal sito dei tifosi del Bari, cioè solo bari.it. In pratica Barton ha ricevuto molte mail dai tifosi baresi che gli chiedevano come regalo Cassano e lui si è incuriosito, vuole sapere quanto costa, insomma, tutto lì, insomma, parliamo veramente di fantacalcio, credo ai massimi livelli. 080 501 9998 per le vostre telefonate in diretta, credo che c'è un altro amico in linea, pronto? Pronto? Aspettiamo ancora qualche istante, poi prendiamo Poi la fantacalcio, telefonata, sì. le vie del Signore sono sempre infinite. Chissà che magari fra qualche anno il Bari non possa ambire a un giocatore di quella portata, non dico Cassano, ma un giocatore di rilevanza nazionale. Allora, abbiamo visto prima Ventura nelle immagini. L'approccio di Ventura in questa stagione qual è stato secondo te? Ma direi ottimo, è stato bravo perché ha trovato una situazione forse che lui stesso non si aspettava, perché io penso che al momento della firma lui pensasse a una Bari entusiasta, dopo quella splendida cavalcata che ci ha riportato in Serie A, ha trovato invece una situazione molto difficile, una società in vendita, tutti i Senti, ma rumors. Belmonte, lo vedi in questa immagine, ma che fine ha fatto Belmonte? Guarda, per me è una pugnalata un po' vedere Belmonte così fuori dal giro, perché è un ragazzo nel quale Va io in tribuna, no? ho sempre creduto. Per me Belmonte ha grandissimi mezzi, può giocare per me a occhi chiusi in Serie A. Ora non so quali sono le difficoltà, se ha problemi a livello caratteriale, se magari gli manca la cattiveria giusta per imporsi, però penso che siamo all'inizio e penso e spero che in futuro ci sarà spazio anche per lui, che ripeto, è un ragazzo che ha ottime potenzialità. C'è un amico in linea, pronto? Pronto, ciao, sono Pasquale. Ciao Pasquale, Oh, ciao. sono tutti e due. Ciao, come Ciao. stai? Sei tornato a casa, sì? Fantastico, Sì, ma sto ripartendo, parto fra 10 minuti, quindi volevo fare questa telefonata perché vi sto seguendo. Ho vai. colto due piccioni con una fava. Vai, vai. Ascolta, adesso ieri sentivo la trasmissione quando parlavate, sentivo l'intervista di Ventura, no? Che Sì. parlava del mercato, che ha preso una certa piega Sì. perché la situazione societaria è nata in questo modo. Secondo me il mercato sarebbe andato comunque in questo modo qui, perché da questo punto di vista io l'unica garanzia che avevo, ripeto, l'abbiamo persa, ed era Antonio Conte, che di Sì. Perinetti mi fido fino a un certo punto, perché deve fare chiaramente i conti con il budget che li mette a disposizione della società. Però, come dicevi poco fa, gli acquisti di Greco, di Sforzin, di Coman, io non li capisco. Cioè, noi stiamo pagando tanta gente, anche se non alle cifre che hanno pubblicato in questi giorni, perché io non penso che il Bari paghi al Miron 1.200.000 euro all'anno, perché non ci credo assolutamente, neanche se lo vedo. Però dico, il mercato poteva andare in un modo diverso, qualche giocatore di qualità in più ci voleva, e alla fine siamo tornati, abbiamo fatto quello che diceva Mister Conte prima, cioè abbiamo preso 15-16 giocatori, ne bastava qualcuno in meno. Per fortuna
qualcuno buono e uno veramente buono è sicuramente Meggiorini, l'abbiamo preso, però il Bari mi sembra un'incompiuta, ma non legata alle vicende societarie, ma legate sempre ai famosi budget che vengono stanziati. Mi domando se nella trattativa Barton poteva in qualche modo, se veramente c'è intenzione di prendere il Bari, investire subito, in certo insomma, modo, sì. Garantire qualche buon acquisto. Sentiamo Antonello, sentiamo Antonello. No, dicevo Pasquale che ha detto cose molto condivisibili. Beh, Barton no, perché se un affare ancora non è chiuso, non chiudi la diligence, diventa difficile poter investire da subito. Condivido però quando dice che il mercato del Bari secondo me non ha risentito affatto della cessione societaria. Mi pare che ci sia anche un'intervista recente di Perinetti che dice che il Bari ha centrato quelli che erano i suoi obiettivi, quelli che si era prefissati in partenza. D'altronde il patto era di avvisare Barton di fronte a certe operazioni, non certo di farsi condizionare dagli acquirenti. Quindi il Bari credo che abbia stilato un progetto che era quello precedente Barton e l'ha portato a termine. Anche io ho qualche dubbio su alcune operazioni, però in questo momento credo che sia inopportuno stare a fare certe riflessioni. Le abbiamo fatte nei tempi del mercato, la squadra è questa, vediamo quello che farà. 0850199998 per le vostre telefonate in diretta su Telebari, Radio Bari oppure attraverso il sito www.radiobari.net. Vi ricordo che siamo tornati praticamente alla versione quotidiana del Bianco e Rosso TV Sport, anche se non ancora con le novità che avevamo in cantiere, ma ci vorrà un po' di tempo, poi magari proveremo a darvi qualcosa di nuovo, perché è giusto anche rinnovare la trasmissione. Ovviamente io mi riferivo al discorso, tornando a prima, dei 15 giocatori, quelli che aveva chiesto Conte, cioè quelle contraddizioni lì. Conte ormai non c'è più, è inutile stare lì a fare, secondo me, certi discorsi. Il Bari ha fatto questa squadra, ha fatto certe scelte, ha fatto molti ingaggi, ha avuto difficoltà un po' nello smistare certi giocatori, qualcuno l'ha dato all'ultimo, altri no, però ripeto, sarà al campo a dire come il Bari come si è mosso sul mercato. Domani intanto arriva Bari, verrà presentato, non so esattamente a che ora, Diamutene, no? Che è l'altro acquisto. A me è un giocatore che, francamente, leggo anche gli amici sui siti, che fa paura, dicono i tifosi. Ora, premesso che non è un fenomeno, non è un giocatore che fa la differenza, io, a me Diamutene non dispiace. Credo che il Bari, che la difesa del Bari avesse bisogno di velocità per completarsi. Quindi io penso che Diamutene, con i suoi limiti, a volte fa degli interventi sconsiderati, ha provocato molti rigori, fa errori più che altro molto clamorosi alla vista, però nel complesso sia un giocatore che possa aiutare a completare appunto il bagaglio del pacchetto arretrato. È un giocatore che ha anche una certa esperienza, quindi insomma. C'è un amico in linea, pronto? Buon pomeriggio, sono Zambora. Ciao. Buon pomeriggio anche all'ospite. Ieri ho dimenticato di salutare l'ospite. Comunque, due piccole cose, veloce, Zambora. Siccome noi sappiamo le notizie sempre dai giornalisti, sì, sì. Io vorrei sapere un giudizio del giornalista Padulà. E poi Sforzini, il comportamento di Sforzini di quella domenica, sì, che fu, sì, espulso. Con Conte non avrebbe fatto Sforzini a cose del genere, perché il comportamento di entrare 5 minuti... Non ho capito stelle. Cosa vuoi da Padulà, un giudizio su che cosa? Sul team. Va bene, magari su Tim Burton? Sì, esatto. Vabbè, magari lo chiamiamo Alfredo il prossimo giorno. Il comportamento di Sforzini. Grazie, arrivederci. Ma insomma, non credo che però si possa addebitare a Ventura quel gesto. Sono momenti, capitano, Sforzini non va crocifisso, ricordo che l'anno scorso... Però bisogna dire che il Bari lo scorso anno aveva un suo atteggiamento molto lineare in campo e l'unico che trasgredì fu proprio Salvatore Masiello, sì. Salvatore Masiello. Però voglio dire, può capitare che qualcuno ha sbrocchi. L'attimo di pazzia, insomma, si può, penso, incolpare Ventura. Ciò non toglie che con Conte ci fosse una disciplina rigorosa, ma mi risulta che lo stesso sia con Ventura, che è un tecnico molto preparato, un uomo esperto, quindi insomma da questo punto di vista penso che il Bari sia abbastanza garantito con Ventura. Stop, grazie ad Antonello Raimondo. Grazie a voi. Amico e collega della Gazzetta del Mezzogiorno, noi ci troviamo domani sempre insieme col Bianco e Rosso TV Sport. Ciao.